La prima cosa che voglio dire all'interno di questo video post partita è che spero di vedere Yildiz tanto di più, perché delle caratteristiche, delle qualità importanti tecniche, tecnico-tattiche proprio sue innate, un giocatore che può diventare qualcosa, qualcuno, e quindi mi piacerebbe vederlo sempre di più. Ero preoccupatissimo, non tanto per il Toro. Ve lo dicevo anche nel video di stamattina, non è un toro con delle caratteristiche, delle qualità particolarmente importanti. Secondo me è un toro che non ha nemmeno gettato tutto il cuore al di là dell'ostacolo in questo derby, che solitamente è la partita della vita per il toro, ma ero preoccupato per la Juve, una Juve che non aveva Chiesa, non aveva Vlahovic, una Juve che poteva perdere delle certezze, una Juve che dava ad approcciare una partita con il 3-5-1-1, poteva significare anche un po' rinuncia, no? Nel primo tempo. E infatti il primo tempo è stato molto brutto. Purtroppo il primo tempo è stato molto, molto brutto. Primo tempo troppo brutto per commentarlo. Cioè, non c'è niente da dire se non 45 minuti buttati via perché occasioni non ce ne sono state. Guardate, la cosa positiva del primo tempo è che McKennie non si sia effettivamente rotto il ginocchio, perché pensavo si fosse fatto molto, molto male. E che era fatto un gol clamoroso e uno stop clamoroso, due gesti tecnici di Ken, purtroppo entrambi in fuorigioco. Poi passiamo al secondo, perché secondo me nel secondo c'è decisamente più da dire rispetto al primo, che ripeto, semplicemente troppo brutto per essere vero. La Juve che deve crescere ancora, tanto, tantissimo. Deve migliorare, deve lavorare. Ho usato tre parole chiave, che sono quelle che solitamente Allegri dice nelle conferenze stampa. Maggior ragione perché i due gol che troviamo oggi sono entrambi su sviluppi di calcio d'angolo, e quindi significa che noi facciamo ancora un po' fatica, pecchiamo ancora un pochettino nella costruzione. Però se in mezzo a tutti i limiti, i difetti, gli errori che abbiamo e che facciamo, iniziamo a metterci quella voglia lì, quella voglia diversa, allora ci divertiamo. Perché è palese, è logico vedere che questa Juve, quando fa gol, sblocca qualcosa a livello mentale. Sblocca quella sicurezza, quella consapevolezza, non lo so, quella tranquillità di poi andare a fare la partita. Perché poi è stato bello, dopo si poteva anche andare a trovare il terzo gol. Perché, ripeto, il Toro ci ha messo poco, troppo brutto per essere vero anche il Toro. Però poi la Juve ci ha messo suo. Che ancora. Non è che stiamo parlando di squadra che adesso, perché dopo che ci mette il suo, va a puntare lo scudetto. Però non è un discorso di dove arrivi. Perché poi dove arrivi lo vedi durante la stagione. Però è proprio un messaggio diverso che passi, secondo me, al tifoso e anche quelli che poi devono commentare le partite, devono cercare di tirar fuori un output, devono cercare di tirar fuori un'analisi. La Juventus dal 2-0 in poi, a maggior ragione negli ultimi 20 minuti, vuoi perché magari il Toro aveva messo dentro i giocatori che andavano per area di rigore, quindi era un Toro che spostava tanto più in avanti i giocatori, lasciava degli spazi, non lo so, però dopo si è visto l'atteggiamento di andarsela a prendere. Quindi magari poi arrivi secondo, terzo, quarto, magari anche quinto, magari anche sesto. Però se tu mi passi quella voglia lì, se tu mi mostri quella voglia lì di andare a fare il gol anche se sei già in vantaggio, è meraviglioso. Oggi guardavo l'Inter, no? L'Inter fa il gol dell'1-0, dopo pochi minuti fa il gol del 2-0 e poi va ancora ad attaccare, va nuovamente in avanti a cercare il gol del 3-0. Poi la partita finisce 2-2, meraviglioso per noi, fantastico, però quella è mentalità, quella è mentalità che a noi manca ancora. E quindi stasera vedere che la Juve, dopo due gol, nei suoi limiti, perché sono suoi limiti, e li fa su calcio d'angolo, e li fa con dei saltatori, li fa senza costruire l'azione, perché ancora non siamo in grado di farlo. Però poi ha la voglia di andare a fare un altro. Questo è quello che mi porto a casa stasera. Questo è quello che mi porto a casa oltre alla vittoria, e per me oggi era fondamentale, indispensabile vincere. A maggior ragione per via del passo falso dell'Inter, e poi adesso tra poco giocherà il Milan. Vedremo che cosa farà il Milan, se ci lascerà qualche punto rosicchiato e ci permetterà di preparare ancora meglio la partita che ci sarà poi fra 2 settimane, anche magari con dei pensieri differenti, dei pensieri ambiziosi, perché noi sarebbe anche ora di ricominciare a trovarla, quell'ambizione che un po' l'abbia lasciata per strada, un po' l'abbiamo persa. Non
ma è ora di ricominciare a spolverarla, a tirarla fuori, togliere la polvere e averla un po' di più, perché la Juventus, il tifoso della Juventus si merita di essere ambizioso. Maggior ragione se deve giocare una volta a settimana, maggior ragione se le coppe non ce le ha, maggior ragione se adesso ci sono 2 settimane di pausa nazionali. Se non convivi neanche con l'ambizione, è brutto. E quindi io vi dico, il primo tempo non mi è piaciuto, però la reazione poi che c'è stata nel secondo, quando ti sei sbloccato, perché veramente la parola giusta dal punto di vista mentale io me la porto a casa, e non solo me la porto a casa, la metto nel sacco, come quando fanno gol i calciatori che mettono la palla nel sacco di Sosio, se poi mettono la palla all'asta. Io metto questa roba nel sacco e questo sacco me lo conservo, perché manca Chiesa, manca Vlahovic, ma chi se ne frega, c'è l'atteggiamento. L'atteggiamento non si fa mai male, non c'è infortunio per l'atteggiamento, non c'è la giornata storta per l'atteggiamento. L'atteggiamento ci deve essere sempre. E io, anche se giochi con Milik e Ken e non giochi con Chiesa e Vlahovic, adorerei, diciamo così, adorerei vedere sempre quella voglia, sempre quella cattiveria. Ma se, ripeto, senza chissà che cosa, cioè, perché non è che abbiamo fatto il palleggio del Barcellona del triplete, non abbiamo giocato come il City, campione d'Europa in carica, però ci abbiamo messo della voglia, quella voglia in più di fare oltre il compitino, quella voglia che ha Gatti di andare a esultare col pubblico, apri chiusa parentesi, c'è stata la curva ed è già cambiato il mood, la sensazione di quello che è lo stadio, di andare a esultare con la sua gente perché è il suo primo gol in Serie A. Quella cattiveria che ci mette Milik nell'andare a impattare quella palla su calcio d'angolo. Oh ragazzi, ma queste robe qui, quella voglia che ci mette Danilo di andare in anticipo, quella voglia che ci mette Yıldız di dare quella palla a Danilo, di andare sul fondo e metterla dietro al rimorchio. Oh, perché poi alla fine vedete che le sappiamo fare quelle cose lì? No, lo vedete che le sappiamo fare? Vedete che non è un discorso del calciatore scarso, non ci siamo tecnicamente, non possiamo palleggiare? Le sappiamo fare, cazzarola, le sappiamo fare. Non è nemmeno un discorso di no, perché sono proprio scelte. Primo tempo giocarlo così è una scelta, perché poi nel secondo tempo cambia atteggiamento, valvola mentale e cambia tutto. Oh, i giocatori erano quelli, la partita era la stessa, poi l'avversario sì, l'avversario stasera non è stato questo granché, ma fa lo stesso, magari la prossima volta troverai un avversario che sarà meglio. Ed è meglio questo atteggiamento. Se troverai un avversario che sarà meglio, il Milan, la settimana prossima, 2 settimane, sarà meglio di questo Torino? Secondo me sì. Ecco, se approccia il Milan come il primo tempo è un problema, se approccia il Milan come con la voglia dopo che hai fatto i 2 gol magari è un altro discorso. Poi magari perdi, o magari perdi anche 5-0, non lo so, magari vinci, però magari vai a intimorire l'avversario, magari dimostri di poter fare qualcosa di più rispetto al compitino, perché la Juventus, il compitino, può essere sempre visto di buon occhio. Non può sempre essere visto di buon occhio. E allora ci sono gli assenti, mancano i giocatori, quelli forti sono fuori, l'atteggiamento. L'atteggiamento non si fa male, l'atteggiamento non c'ha mal di schiena, l'atteggiamento non c'ha la pubalgia, l'atteggiamento non c'ha la risonanza negativa, però non se la sente. L'atteggiamento non c'ha neanche la positività, non più al testosterone ma un'altra roba, e poi vedremo l'ormone della crescita, non ho capito che cosa sia, non ce l'ha l'atteggiamento, non c'ha neanche il menisco rotto per 4 mesi. L'atteggiamento, queste robe non vengono scalfite, l'atteggiamento non viene scalfito da queste robe. E allora cambiamo la mentalità, cambiamo la testa, ragazzi, è tutto lì, è la mentalità e l'atteggiamento che ha fatto sì che la Juventus, che arriva dal 7° posto con Del Neri, con 2-3 acquisti di livello, certo, sicuramente, ma è l'atteggiamento che ha trasformato quella stessa Juve con delle colonne portanti in una squadra che da 7° arriva prima. Poi, ripeto, magari non ci arriviamo primi, non mi interessa nemmeno, cioè veramente, risultatista come sono, cioè, mi metto a nudo e vi dico, non mi interessa arrivare primo, non me ne frega niente, però vorrei sedermi qui, su questa poltrona, guardare le partite insieme a voi e dire, oggi abbiamo l'atteggiamento giusto dal minuto 1 al minuto 90, perché la stessa squadra che finisce questa partita non può essere la stessa squadra che gioca al primo tempo, non può esserla, perché abbiamo sta paura, perché abbiamo sto spirito di conservazione, sempre conservativi al massimo, ma perché? Per concludere, meraviglioso Gatti, sono felicissimo per lui,
quanto lo avrà sognato il primo gol in Serie A, nella sua stanzetta, nella sua cameretta, mentre andava a lavorare tutti i giorni, diceva: ma io un giorno potrei fare gol in Serie A. L'hai fatto, Micio, grande, sono felicissimo per te, tanto cuore.